Salve a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Davide e andiamo a vedere le notizie del giorno. Ben tre notizie quest'oggi ho, diciamo, adocchiato per voi. Allora, incominciamo dalla notizia del giorno, ossia Ethereum Classic è stato, non listato, ma è stato annunciato da parte di Coinbase, uno dei più grandi exchange americani al mondo, che ha annunciato il supporto di Ethereum Classic all'incirca da qui a, insomma, entro fine 2018. Questo cosa ha portato? Ha portato a un aumento del ben 25% del valore della criptovaluta solo entro oggi. Questo annuncio è avvenuto alle 3:14 ore italiane di questa notte, quindi di ieri, del 12, e il valore da che era 12,89 per singolo, 12 dollari 89 per singolo coin, è schizzato a 16,15. Questo è Ethereum Classic, è un hard fork fatto nel 2016 a causa della possibilità di cambiare il metodo di verifica dei vari blocchi, quindi il proof of work che tutti noi conosciamo, che momentaneamente è ancora inserito all'interno di Ethereum, solo che all'interno di Ethereum molto presto verrà avviato la nuova modalità di conferma dei blocchi, ossia Casper, che è un ibrido tra proof of work e proof of stake, ne ho parlato un sacco di volte. Bene, Ethereum Classic manterrà la possibilità di avere la proof of work per tutta la vita e la sua durata della blockchain, e inoltre disattiverà la mine bomb dovrebbe chiamarsi, insomma, comunque l'aumento, un'impennata della difficoltà che ci sarebbe dovuta essere da qui a un determinato periodo che ora momentaneamente non mi ricordo, ma insomma ne ho parlato in un altro video. Questa criptovaluta comunque verrà listata su Coinbase, che momentaneamente supporta Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum e Litecoin, e ancora non si sa però la data ufficiale. Verrà pubblicata la data ufficiale sul blog e su Twitter dell'exchange da qui a breve, insomma. Inoltre, volevo ricordarvi che a maggio di quest'anno è stata comunque rivelata la volontà di voler supportare i token ERC20 da parte di Coinbase. Parliamo di Binance. Binance, che come vi ho detto, vuole creare un exchange sul quale si possono tradare criptovalute to fiat o fiat to criptovaluta, quindi direttamente con la moneta sonante. Questo però che cosa comporta? Comporta il fatto di dover creare un nuovo servizio, ma Binance ha ben deciso, qualche giorno fa ve ne ho parlato, che ha aperto un conto nella banca di Malta, ha ben deciso di voler aprire un exchange totalmente separato da quello originale, che rimarrà crypto to crypto, che potrà supportare il fiat crypto o il crypto fiat. In questa maniera sicuramente ci sarà un collegamento tra quello che noi tutti conosciamo, Binance Coin, a questo qui, però momentaneamente ancora non si sa. Questo exchange sicuramente supporterà l'euro Bitcoin tra le prime criptovalute, proprio perché a Malta viene utilizzato l'euro, e verrà comunque esteso anche in Uganda e in Asia, due logicamente paesi non tanto ricchi, ma in via di sviluppo. E inoltre vi ricordo che era alla ricerca di 20 partner con un capitale minimo di 100 milioni di dollari per gestire tutto quanto il movimento di soldi, perché logicamente al momento in cui noi andiamo a depositare 100 euro avremo la possibilità immediata di andare a ritirare la criptovaluta. Ma la criptovaluta da dove viene acquistata? Beh, la criptovaluta dovrebbe teoricamente, come fa Coinbase, non essere acquistata da altri rivenditori, ma essere acquistata direttamente dalla pool di Coinbase. Non mi chiedete perfettamente come funziona, perché anche io non ne sono a conoscenza di tutto il giro e ambaradam.
Una cosa importante, IOTA andrà a collaborare con Volkswagen per utilizzare il suo proof of concept, ossia Tangler, un metodo di convalida dei blocchi totalmente innovativo, totalmente differente da quello che tutti noi conosciamo, proof of work o proof of stake, è tutta un'altra cosa. Me lo sto ancora studiando, ancora non lo conosco, ma farò un video dedicato a breve. E con questo, con questa nuova partnership, Volkswagen vuole portare sul mercato delle auto, logicamente, la possibilità di avere delle auto che andranno ad avere una guida totalmente automatica, che richiederanno un costante aggiornamento e frequente, logicamente un frequente e costante aggiornamento del software e uno scambio di dati. Vi voglio ricordare che sopra alla blockchain di IOTA non esistono pagamenti, non esistono transazioni di pagamenti, però potrebbero tranquillamente esistere dei micro pagamenti che andrebbero ad ottimizzare l'utilizzo del servizio di trasporto. Questo perché? Perché fate finta che voi oggi avete un'auto e andate per esempio in ferie per una settimana in un'altra città, la vostra auto potrebbe essere tranquillamente riutilizzata addirittura per far finta di essere una macchina per il car sharing, quindi utilizzata da altre persone, e quindi avere una piccola utilizzo di micropagamenti, o anche la possibilità di andare a ricaricare la batteria, quindi collegandola a una colonnina in automatico il pagamento verrebbe fatto senza dover andare logicamente a pagare noi di tasca propria tramite altri metodi. Addirittura, infatti, all'interno di questa blockchain delle macchine dovrebbe essere installato una specie di ledger dove noi andremo a riversare i nostri contanti o comunque criptovalute, che poi verranno utilizzati per far girare tutto il sistema che vi ho spiegato fino adesso. Andiamo a vedere CoinMarketCap, che segna 282 miliardi di dollari, logicamente è continuato a scendere. Un aumento al 39.8 di Bitcoin dominance. Abbiamo un Bitcoin che scambia a 6.588 dollari, ancora in calo, ieri era a 800, oggi è a 600, anzi sotto i 600. Addirittura Ethereum è sceso sotto i 500 dollari, Ripple sotto i 0.56. Questo è un momento nel quale uno potrebbe utilizzare una delle strategie che poi vi andrò a spiegare in un video dedicato, e logicamente vediamo anche se poterlo fare in maniera insomma un po' più idonea e anche più fatta meglio, ma poi ne andremo a parlare in un futuro. Ripple 0.56, Bitcoin Cash 869, addirittura sotto i 900 dollari, EOS 10 dollari, Litecoin 100 dollari, Stellar Lumen 0,23, Cardano 0,16, IOTA 1,27 e poi Tron 0,04. Ragazzi, sta crollando praticamente tutto il mercato sotto i nostri piedi, ma non vi preoccupate, tanto tra un po' ci sarà un altro boom. Vedete qui Ethereum Classic, che da che non c'era niente hanno acquistato tutti Ethereum Classic, adesso sta scendendo un'altra volta. Binance Coin è praticamente pari. Scusate, e andiamo a vedere la price action di Bitcoin subito in maniera molto tedisi. BTC USD, ecco qui, guardate cosa sta andando a succedere, ragazzi. Io non voglio essere uno che è pedante, uno che dice guardate, ve l'avevo detto, ma ragazzi, ve l'avevo detto, cioè guardate qui cosa sta succedendo. Sta andando a toccare il livello che avevo segnato, probabilmente lo andrà a toccare in questo momento, è perfettamente in linea con l'ultimo livello di prezzo che è stato toccato aprile, nell'ultimo calo, nell'ultimo down. Però normalmente c'è un down sempre maggiore. Allora, è andato a segnare in questo caso due minimi, il prossimo minimo potrebbe essere trovato a 6.400 dollari, che corrispondono con praticamente con nulla. Potrebbe addirittura andare a toccare i 6.300 dollari, non per forza 400 dollari, ragazzi. Quindi andare addirittura a toccare in questa maniera il valore del prezzo. Ragazzi, non sappiamo benissimo come andranno le questioni. Sicuramente al
primo boom di notizie ci sarà un incremento importante del prezzo e poi dovrebbe, è sempre un'ipotesi, ritornare tutto rose e fiori. Sappiate comunque qui ha superato un'altra volta la linea dei minimi e quindi in questo caso io mi sentirei di andarla a spostare addirittura in questa maniera. Andrebbe comunque a toccare più nulla, è totalmente uscita fuori, guardate qui. Era questa prima, adesso ormai è totalmente fuori, ha fatto un bel breakout. Bene ragazzi, grazie per aver visto questo video, vi ricordo di mettere mi piace, di commentare qui sotto, di iscrivervi al canale, di andare a visitare la mia pagina Facebook e il mio account Steam it, davide.vasco. Vi ricordo di condividere il video, di iscrivervi al mio gruppo Cryptoverse su Facebook. Grazie per aver visto il video e al prossimo video, ciao ragazzi.